Quindi sicuramente una vittoria importante contro una diretta avversaria, poi una gara come si è preparata bene con i gol dopo pochi minuti, che poteva anche finire con gol, ma cioè con più gol, diciamo. Sì, no, l'avevamo preparata bene perché sappiamo di incontrare una squadra forte che fa del gioco la sua forza, quindi li devi solo aggredire. Ci siamo riusciti bene nel primo tempo, forse dovevamo concretizzare al meglio le 4-5 palle gol, siamo stati anche un po' sfortunati sui legni colpiti, quindi sono soddisfatto della prestazione perché fatta contro una squadra secondo me forte che gioca bene. Sicuramente dopo si è vista anche una solidità difensiva importante dopo anche il 2-1 con un po' di paure magari. Sì, a differenza delle altre partite che venivamo da 8 gol presi in due partite, quindi siamo stati un po' più attenti forse sotto questo aspetto. Quindi abbiamo subito un gol e un eurogol da fuori, quindi ripeto, sono contento per la prestazione perché è fatta contro una squadra forte. Un peccato aver cominciato così questa partita, come sia forse con una difesa di ballerina, poi il cambio, così una strigliata anche nei spogliatoi ha riportato, diciamo, sulla retta via, e poi peccato che abbiamo raggiunto il pareggio. Sì, c'erano un paio di assenze pesanti e abbiamo scelto di giocare con un altro sistema per rispettare le caratteristiche dei ragazzi che giocavano in campo, quindi purtroppo il gol preso dopo un minuto ci ha un po' stordito e lì dovevamo essere più calmi, però quando si gioca magari si commette questi errori. Abbiamo sbagliato qualcosina a primo tempo, poi la squadra ha trovato un po' più l'equilibrio, ma non è bastato, quindi mi dispiace, avevamo creato anche le condizioni per poterla pareggiare, purtroppo Luca ha sbagliato lì un'occasione facile, però ci sta, ci ha risolto spesso dei problemi, quindi ci sta anche che sbagli qualche gol, quindi non è un problema, l'importante era fare una prestazione che dimostrasse comunque per la squadra, secondo me la squadra comunque è in crescita anche se c'è una sconfitta, quindi sono sicuro che da qui alla fine faremo bene.